benvenuti nel nuovo centro di disintossicazione da No Man's Sky. Siete incazzati da questo gioco ma non riuscite a farne a meno. Credete di essere stati fregati da Sim Murray, ma state trascurando la vostra famiglia per dedicarvi al suo capolavoro a tempo pieno. Vedete ora nel vostro schermo i dinosauri del trailer del gioco, ma sapete che in realtà non esistono. Il dottor Murmuz è qui per risolvere il vostro problema. Il primo passo verso la guarigione è parlare del vostro disturbo. Sfogatevi. Questo gioco ti prende come una droga, per farvi morire di noia. È un po' come quella donna che ti sembra la più figa del mondo fin quando non si strucca. Senza trucco No Man's Sky si è rivelato un negrone mega dotato che mi ha inculato 60 euro e distrutto completamente l'ano dopo quasi 2 giorni di passione. Non so perché, ma solo dopo 2 giorni mi sono reso conto che la cosa non mi piaceva. Avete presente la sensazione di un ipotetico turista che acquista un telefono di ultima generazione per strada, ma quando apre la confezione vi trova dentro una piastrella? È più di 2 giorni che sto cercando senza riuscirci di chiamare casa. No Man's Sky è vasto come un oceano, ma profondo come una pozzanghera. Ci ho giocato 60 ore solo per soddisfare la mia natura ossessivo-compulsiva, volevo essere sicuro, e senza ombra di alcun dubbio, di essermi fatto derubare 60 euro. No Man's Sky. Un universo infinito, generato proceduralmente, di bugie e ripetitività, a cui continuo a credere dopo quasi 60 ore di gioco. Da evitare, dopo le prime ore è solo noia. Solo per veri masochisti come me. Dottore, mi aiuti. Questo gioco è ripetitivo fino alla noia, ma continuo a buttarci sopra il tempo che dovrei dedicare ai miei figli. La gente nei commenti mi piglia pure per il culo. Non so cosa fare. Il gioco mi ha deluso più di quanto io abbia deluso i miei genitori. Dovevo fare i compiti invece di perderci delle ore sopra e recensirlo negativamente. Rimborso, per favore. Ho saputo di gente che lo ha ottenuto dopo diverse decine di ore di gioco. Agagagaga. Gioco gratis. Ok. La situazione sembra davvero disperata. Ci sono i malati che giocano per giorni senza divertirsi, ci sono altri giocatori che li mantengono nel loro delirio, ci sono youtuber e recensori che sparano cazzate, ed infine ci sono i pezzi di merda che chiedono il rimborso dopo 50 ore di gioco approfittando del malcontento generale. Di sicuro il titolo di Hello Games ha un sacco di difetti e non ha mantenuto molte promesse, e su questo frangente forse nel mio ultimo video non sono stato molto obiettivo. Ma il gioco a mio parere è davvero bello, anche dopo più di 40 ore passate sopra. Il team di sviluppo inoltre sta fissando abbastanza velocemente i bug, e un'attiva community di modder sta creando nuovi contenuti quasi giornalmente. È a questi ultimi contenuti che è dedicato questo video. Video che consiglio soprattutto a chi non è soddisfatto a pieno del gioco e non può o non vuole chiedere il rimborso. No Animals Sky è infatti la versione da me rivista di No Man's Sky utilizzando un mio set di mod che ora vedremo. Anche i dinosauri che avete visto prima sono stati estratti dal codice del gioco con una mod, mentre l'interfaccia dei menu riprende quella presentata alle 3 ed è anch'essa implementata con una mod. L'elenco di tutte le mod descritte in questo video l'ho trovato in descrizione. Perché quei dinosauri sono nel codice? Semplice. Probabilmente sono stati creati dai dev per fare il primo trailer, ma si sono dimenticati di rimuoverli. In questo, purtroppo, Hello Games ha mentito ai suoi utenti, spacciandoli per generati proceduralmente. Ma non per questo si può dire che tutti gli animali del gioco facciano cagare, come fa a intendere un video che ha fatto molto successo. Purtroppo è anche vero che con la generazione procedurale non tutte le ciambelle escono col buco. Visto che, fra le altre sfighe che ho avuto in questo periodo, mi si è fusa anche la scheda video, ho dovuto prendermi una bella stangata per rimetterla a posto. L'unico lato positivo è che ora il gioco gira al massimo del dettaglio, e questo mi ha consentito di installare anche alcune mod che modificano l'aspetto del gioco. In questo video, dato che non mi dispiace la grafica cartonesca della versione vanilla, ho modificato solo le particelle, i cristalli, le nubi e l'acqua.
ma esistono mod che fanno modifiche ancora più profonde stravolgendo completamente l'aspetto del gioco, ad esempio rendendo lo spazio nero e togliendo alcuni filtri nel rendering. In descrizione trovate un altro video in italiano su queste mod che io non tratterò. Un altro lato negativo di questa nuova scheda video sono gli spike di lag che vedete nel video, ma che si manifestano solo mentre registro con fraps. Il gioco senza fraps a me gira al massimo dettaglio a 60 frame al secondo. Una delle critiche più feroci mosse a No Man's Sky è quella di non avere un vero e proprio gameplay, a parte l'esplorazione che annoia la maggior parte della gente, e soprattutto è accusato di non essere un vero survival. In effetti, morire nella versione vanilla del gioco è molto difficile, anche nei pianeti con atmosfera o sentinelle ostili. Ma, per fortuna, ci ha pensato il vostro Murmux a cercare di rendere le cose un po' più interessanti. Poco dopo aver fatto la recensione, infatti ho aperto questo topic nel sito dove i modder pubblicizzano i loro lavori. In un inglese che definire stentato è un complimento, sono comunque riuscito a suggerire la mia idea. Rendere tutti gli animali del gioco aggressivi, per aggiungere un po' di mordente al fiacco gameplay della versione vanilla. L'idea così ha entusiasmato uno sviluppatore che ha creato la Angry Mod. Con questa mod ogni animale, pesci compresi, diventa ostile al giocatore. Gli unici che rimangono neutrali sono gli uccelli. Un ulteriore cambiamento che ho integrato nel gioco riguarda le icone che identificano gli animali nel visore. Ora sono molto più semplici da vedere e soprattutto gli animali non ancora scoperti sono contrassegnati da un triangolino. Oltre alla Angry Mod, che rende tutti gli animali ostili, esiste pure una versione dove diventano ostili sono una parte di questi. La trovate in descrizione. Come potete vedere, esplorare ora i pianeti con forme di vita aliene diventa una bella impresa. Anche solo per attivare un monolite ed imparare nuove parole dovrete farvi strada a suon di mitragliate. È inutile dire che sul primo pianeta la prima cosa che dovrete craftare sarà il fucile, visto che il raggio minerario è debolissimo per ammazzare i nemici. L'unica peccatera di questa mod è l'intelligenza artificiale degli animali, che non è propriamente il massimo. Infatti, anche se l'idea di farli girare attorno al giocatore e colpirlo con attacchi a sorpresa è buona, questi tendono spesso a incastrarsi nelle alture della mappa. In ogni caso, con questa mod svegliarsi nel primo pianeta assomiglia ad iniziare una partita Seven Days to Die. Anche qui infatti si è subito molto deboli ed in balia dei nemici, e la prima cosa da fare è craftare un'arma. Rispetto a Seven Days to Die però No Animals Sky ha nemici di aspetto e caratteristiche sempre diversi e livelli vari come solo questo gioco può crearli. A questo gameplay survival inoltre si aggiunge a pennello l'obiettivo dell'esplorazione. Come potete immaginare, scannerizzare rocce, alberi e creature non è sempre semplice con questa mod. Inoltre il visore, oltre a permettere di scannerizzare, diventa anche un perfetto mirino per l'arma, che vi permette di ammazzare dalla distanza e nel contempo scannerizzare il nemico. Se poi pensate che per creare questa mod, con un gameplay così differente dal gioco vanilla, sia stato necessario modificare una sola riga di codice, potete immaginare come la fantasia dell'utenza possa agire su questo gioco una volta che tutti i file moddabili saranno decifrati. Dei cracker stanno già lavorando per raggiungere questo obiettivo e nuove mod con nuove caratteristiche stanno uscendo praticamente ogni giorno. Non meravigliatevi quindi se in questo video magari non troviate una mod interessante appena uscita. La seconda grossa modifica che ho aggiunto è di fatto un cheat che permette di correre più velocemente e saltare più in alto. Grazie a questa aggiunta il gameplay è ora molto più veloce ed il giocatore più agile, facendo assomigliare No Animals Sky ad un FPS arena. Peccato che ancora non esista una mod per togliere la mira automatica, anche se qualcuno ci sta già lavorando. Questa modifica molto semplice di sicuro non farà rimpiangere l'assenza di veicoli di terra. Ora vediamo le modifiche alla navetta e allo spazio. Questa mod l'hanno già aggiunta al gioco in tanti, ed anche per me è un must. Infatti è assolutamente folle che in un gioco di esplorazione spaziale non si possa pilotare a piacimento la navetta.
La mod in questione inoltre dà danno alle navette quando si schiantano contro il terreno e permette di usare la navicella anche come sottomarino, oltre ad incrementarne la velocità. L'unica pecca è il rischio di crash del gioco nel caso decidiate di schiantarvi con troppa forza. Per quanto infine riguarda lo spazio, la mia scelta ricade su due mod. La prima è una mod che trasforma il mitragliatore debolissimo della nave in un lanciamissili, mentre la seconda aumenta lo spawn delle navicelle del gioco ed aumenta il numero di navicelle coinvolte negli scontri spaziali. Ovviamente nell'ottica di rendere il gioco più difficile. Peccato che, per ora, non aumenti anche il numero di attacchi al giocatore. In ogni caso il modder sta lavorando anche su questo aspetto. Per installare le mod, la cosa più semplice da fare è copiare i files.pack scaricabili dai siti in descrizione nella cartella PC Banks del gioco. Questo ovviamente dopo aver fatto un backup sia dei files originari del gioco, sia dei vostri salvataggi. Questi ultimi li potete trovare nella vostra cartella utente, al percorso che vedete ora sullo schermo. Esistono anche alcune mod pubblicate in formato unpacked o che utilizzano il No Man's Sky Editor, che sono però di installazione più complessa e più rare, e che quindi non vedremo in questo video, anche se alcune permettono di fare cose interessanti, come togliere l'HUD dal gioco premendo F5, cosa perfetta per fare dei bei screenshot, oppure dare all'inventario capienza infinita. Un modo ancora più semplice, è consigliato, per gestire le mod packed, è usare il No Man's Sky Manager. Lo potete scaricare dal link in descrizione. Per usarlo vi basterà copiarlo sul desktop e cliccarci due volte, usandolo al posto del launcher ufficiale. Vi si aprirà questa finestra, e vi basterà andare su Mods per selezionare le mod. Con questo installer in futuro si potranno gestire anche più profili di mod e differenti salvataggi in contemporanea, eliminando così una delle pecche più grosse del gioco. Nella finestra Mods, la prima volta che userete il launcher dovrete dirgli dove si trova la cartella di installazione del gioco, cliccando sull'apposita opzione. Tutte le altre volte non dovrete fare più questo passaggio. Per aggiungere una mod all'elenco del launcher, scompattate il file zip che contiene i file path della mod, ed importateli nel launcher cliccando sul tastino più. Cliccando sul tastino meno potrete invece rimuovere mod già inserite. Fatto ciò cliccate su Refresh per aggiornare l'elenco delle mod. Scegliete quindi dall'elenco le mod che vi interessano per la vostra partita spuntandole dal menu apposito e cliccate su Apply Changes. Quindi, prima di avviare il gioco usando l'apposito tasto, spuntate l'opzione per cancellare la cache delle shaders. Non vi resta che augurarvi buon divertimento. Non so se questo video aiuterà a curare le dipendenze da No Man's Sky, ma almeno spero aiuti il gioco ad avere qualche recensione positiva. Arrivederci alla prossima.